Bella ragari, eccoci su un Kaistar Rail, o meglio, su Bilibili questa volta, perché Oyoverse, non so più cosa sta succedendo onestamente. Allora, Oyoverse Cina, e poi immagino a breve anche Global, sta iniziando a buttare fuori immagini di personaggi che non sappiamo tra quanto vediamo, ma io ormai lo sappiamo, però non lo so, sta... sappiamo da poco che adesso nella patch 1.1 ci aspetteranno Luosha, Silverwolf e Yukong, nella quale non sappiamo l'ordine, non sappiamo i banner completi, e non sappiamo i kit, e chiaramente lasciando stare versioni della beta, eccetera, eccetera. E continuano a buttare fuori banner, nel senso che negli ultimi 3 giorni, letteralmente back to back to back, ci hanno fatto vedere 3 banner nuovi. E ci hanno fatto vedere Blade, ci hanno fatto vedere Kafka e adesso ci hanno fatto vedere Luca, che è un personaggio 4 stelle fisico Nihility. Ora, chiaramente questo personaggio qua l'abbiamo già visto nella Lightcon Resolution Shines, che è appunto Nihility, tra l'altro. Ma sono estremamente confuso da che cosa stia facendo MiHoYo in questo periodo di tempo, nel senso che capisco il voler aumentare l'interesse verso il cosa verrà, cosa potrei usare come personaggi, cosa sta arrivando, ma non... cioè, sono buttati lì, sono buttati lì, non c'è un... dimmi qualcosa dei kit, dimmi qualcosina, cioè, non lo so, buttano i personaggi così, no? Anche perché dopo, cosa succede adesso? Succede che... E stiamo per arrivare in patch 1.1 con 2 nuovi banner, con 3 personaggi nuovi, e dove sembra che l'andazzo della cosa sarà 2 personaggi 5 stelle nuovi più un 4 stelle nuovo in rate up ad ogni patch, e anche perché penso che sarà così per un bel po', mi viene da dire. E io sono lì che dico, ok. E adesso, e quindi, nel senso, no, non sono sicuro se sia una cosa positiva o una cosa negativa. Cerco di spiegarmi meglio. Allora, mi piace il fatto che dicano: ok, adesso sapete anche cosa esce in 1.2. Sì, ma non sappiamo cosa fa. E quindi, perché stai dando? E praticamente cioè, sta dando la possibilità alle persone di cercare i kit online. Al di fuori, come si può dire, al di fuori delle informazioni che danno loro, no? Perché giustamente ora Oyoverse mi pubblica un: oh, guarda che c'è un nuovo personaggio 4 stelle, Luca. Cosa fanno le persone? Cercano: ah, Luca un Kaistar Rail. Cos'è la prima cosa che ti esce con Luca un Kaistar Rail? Ti escono i leak di Luca un Kaistar Rail, ti esce il kit, tutta quella roba lì, no? Che poi sono tutti valori che sicuramente verranno cambiati, modificati, kit diversi, eccetera, eccetera, però mi sembra che non capisco se sia una corsa al rimediare al fatto che praticamente ogni singola cosa di questo gioco sia ormai stata già presa. Insomma, c'è stato un data mining assurdo di tutti questi personaggi o comunque dei valori base che devono essere ancora toccati, ma comunque dei kit di base. E stanno cercando di, non so, confermarli tra poco, mi viene da dire, nel senso, oppure semplicemente è un: ok, guardate che per le prossime patch aspettatevi questo, e questi sono i personaggi che devono uscire, che ci sta, non mi dispiace, ma sarebbe molto bello se fossero loro a darti le informazioni su, non esattamente tutti i valori dei kit e i personaggi, ma anche darti delle guide a grandi linee, come hanno fatto per Zele, per Jing Yuan, no? Che ti dicevano: ok, guarda che la skill è questa, l'ultimate è questo, senza i valori necessariamente in quel senso lì. Sarebbe una cosa carina avere già quello, anche perché se l'obiettivo è poi farti arrivare a continuare a giocare fino all'arrivo di questi banner, sarebbe bello che avere le informazioni su poi cosa fanno questi personaggi, che cosa aspettarci da questi personaggi. E anche perché, allora, per Blade e Kafka li abbiamo visti nella storia, bella. Ma lui? Ma lui?
cioè, che cosa mi sta a significare, no? Perché finché era Silver Wolf e Wash, che sono personaggi che abbiamo visto nella lore, abbiamo già visto in gioco, ok, ma non pensavo arrivassero a dire, ok, boom, vi butto giù un personaggio che non avete mai visto, non avete idea di dove sia, di che, quale mondo faccia parte, che cosa faccia, nulla, niente di niente. E quindi non riesco più a capire a questo punto quale sia l'obiettivo vero e proprio di Hoyoverse in questo caso qua, se non il far venire un po' di hype per il fatto che, guardate che in realtà è già tutto pronto per le prossime patch e questo è quello che sta arrivando. In ogni caso, sono contento che Hoyoverse faccia vedere queste cose con un bel po' di anticipo, perché qua stiamo parlando di 2 mesi di anticipo, credo, qualcosa del genere, 1 mese e mezzo, 2 mesi di anticipo sarà probabilmente. E a questo punto sono curioso di sapere per quanto andranno avanti, se ci sarà altro, se faranno vedere altro. Tra l'altro il 26 domani abbiamo la live ufficiale e non sappiamo ancora come sarà la struttura dei banner, mi spiego meglio. Sappiamo che usciranno Silver Wolf e Luosha, ma non sappiamo se l'unità 4 stelle nuova, in questo caso Yukong nella patch 1.1, sarà poi in rate up su entrambi i banner o solamente su uno. Personalmente sarebbe bellissimo averla in rate up su entrambi i banner, così sia chi punta a Silver Wolf sia chi punta a Luosha ha la possibilità di avere anche il 4 stelle nuovo in rate up. Quindi mi aspetto che sia la stessa cosa per Luca e per quanto riguarda poi Blade e Kafka, anche perché solitamente da quello che sto vedendo fanno 2 4 stelle già in game più un 4 stelle nuovo, no? Quindi questo sembra l'andazzo che vogliono prendere. Tra l'altro Luca Nihility potrebbe aver senso da metterlo in un banner come quello di Kafka, essendo anche lei Nihility, sembra che l'andazzo sia quello, no? E almeno questa mi sembra la direzione che vogliono prendere, anche se in realtà non si capisce, non lo sapremo fino a che non sappiamo effettivamente come saranno poi i banner di Luosha e Silver Wolf. Quindi quelli ci daranno sicuramente una buona idea dell'indirizzo di Hoyoverse per quanto riguarda i banner su Star Rail. Comunque nulla, fatemi sapere se state aspettando una di queste 3 unità. Mi aspetto di sì in ogni caso, e magari non tutti, però la maggior parte probabilmente sì. E niente, aspetteremo Kafka in 1.2, quindi a quanto pare, yep, non vedo l'ora. Come sapete sono un po' di parte. No, nulla, volevo solo aprire una discussione su questa cosa qua, quindi tutto qua. Video un po' così, fatemi sapere la vostra, voglio un po' chiacchierare sull'argomento, fatemi sapere la vostra, io sono estremamente confuso, da un'altra parte in hype, dall'altra parte estremamente confuso, quindi nulla, fatemi sapere la vostra, ci becchiamo in live su Twitch, soprattutto domani alle 13.30 c'è la live ufficiale della patch 1.1, quindi non mancate, ci vediamo lì o al prossimo video, e bella!